Allora, buonasera a tutti, è un vero piacere avere qui in Società Dantesca Italiana oggi il professor Paolo Borsa, amico della Dantesca e collaboratore anche in recenti operazioni culturali per il centenario con la società e sicuramente il professor Borsa non ha bisogno di grandi presentazioni, dirò semplicemente appunto che con lui condivido in realtà anche recenti studi che vanno sui suoi due cavalli di battaglia, chiamiamoli così, Dante e Foscolo, in un recente catalogo per una mostra organizzata dalla Fondazione Marco Besso a Roma, ci siamo trovati a scrivere entrambi e il professor Borsa ha da storico della letteratura italiana, da grande italianista e dantista, uno sguardo sui due più grandi esuli della nostra tradizione letteraria. E dunque oggi è un grande piacere per noi averlo qui a fare la sua lettura Dantis del canto quindicesimo del Purgatorio. Paolo Borsa ha studiato e si occupa in particolar modo sì di poesia dantesca ma non solo, lo fa con una prospettiva anche di storia della poesia duecentesca e di influsso sulla poesia trecentesca, ricordo anche il suo volume su Guinizelli, ma anche tanti saggi su Guittone e ancora altri autori di cui si è proficuamente occupato. E oggi credo che sarà molto interessante sentirlo parlare su un canto molto particolare della commedia, quindi un intermezzo narrativo che ha sicuramente dall'alto della sua esperienza guardato con molta attenzione e potrà darci anche suggerimenti interpretativi che abbiamo il piacere di ascoltare. Quindi mi taccio e gli do subito la parola, ringraziandolo ancora per essere venuto qui da noi. Grazie. Grazie anzitutto alla Società Dantesca Italiana per questo invito di cui sono molto, molto onorato, al professor Pontari per la presentazione e per le parole gentili e anche a voi tutte e a voi tutti per essere intervenuti così numerosi oggi. Sono molto contento di poter commentare, leggere, insomma, commentare, spiegare il canto quindicesimo del Purgatorio, perché è un canto che mi piace molto. E è un canto particolare, come il professor Pontari ha giustamente detto. È stato definito un canto di transizione. Paolo Pontari ha appena detto un intermezzo narrativo, cioè, è un canto di transizione perché è un vero e proprio canto di passaggio tra una cornice e un'altra. Una cornice, o come Dante proprio in questo canto dice, un girone purgatoriale, e un altro. In particolare, tra il secondo, dunque la cornice o girone degli invidiosi, e la terza cornice, che è quella degli iracondi. Ed è anche un canto che potremmo dire di struttura, per alcuni aspetti, senza incontri particolarmente memorabili, il che fa di questo canto un canto meno noto di altri e meno, diciamo così, meno antologizzato, no? un canto di quelli che non si fanno abitualmente nei percorsi canonici di studio della commedia, perché è un canto che può, potremmo dire, essere riassunto, anche proficuamente, ma essere riassunto salvando magari qualche parte per fini specifici. Ed è un canto molto meno noto e molto meno antologizzato, soprattutto rispetto ai due canti che questo mette in collegamento, cioè i tre canti, il tredicesimo e il quattordicesimo canto, che qualcuna di voi ha ascoltato nel commento di Paolo Rigo e di Catherine Keane le settimane precedenti, dunque il canto di Sapia, diciamo,
e il canto di Guido del Duca e della Romagna, canto interessantissimo per mille aspetti politici, dunque, no? È anche un tema, la politica, che è assente in questo canto, almeno diciamo così, tutto è politico, per cui in fondo questo è un canto anche politico, e qualcosa magari proverò a dire, però è meno esplicitamente evocata, ecco, la politica in questo canto, ed è anche meno celebre il canto che segue, perché il canto che segue è uno dei canti più famosi della commedia, è il canto di Marco Lombardo, e dunque il canto 15 rimane un po' schiacciato tra questi tre, diciamo, dunque la coppia 13-14 e poi il canto 16, a cui è strettamente connesso il canto 17, con la spiegazione dell'ordinamento del purgatorio. E qualcosa però, insomma, questa transizione ci dice, ossia ci verrà utile, perché appunto canto di transizione, ma è un canto in cui succedono cose, ed è un canto anche in cui vengono anticipati dei contenuti che saranno pienamente sviluppati poi nel 16° e nel 17° canto, appunto, del secondo regno, insomma, della seconda cantica. È a dispetto, no, di questa sua natura di canto di transizione o di presunto intermezzo narrativo, scusate, metto qua l'orologio giusto per evitare di farmi prendere la mano, questo è un canto però che ha una sua propria compattezza, non solo a mio avviso, ad avviso, secondo giudizio anche di diversi commentatori che lo hanno affrontato, è un canto con una sua certa uniformità e coerenza stilistica, pur nella varietà della materia e pur nella varietà anche delle transizioni da un tema, da un, potremmo dire quasi da un quadro ad un altro e da un luogo ad un altro, perché questo canto segna il passaggio, come vi dicevo prima, da una cornice all'altra, ed è la ragione per cui così esordisco mostrandovi questa prima immagine, che potremmo poi così accompagnare a questa seconda. Qualcuna di voi forse avrà già riconosciuto, si tratta delle due mappe, credo la prima, questa credo sia del commento Bosco Reggio, e quest'altra di uno dei commenti Sapegno, dunque una è il diagramma, insomma, oppure o la, potremmo dire, la mappa purgatoriale. Noi ci troviamo dunque qua nel passaggio, una volta superata, no, la porta purgatoriale, abbiamo la prima cornice dei superbi, la seconda degli invidiosi, e dopo l'ultimo incontro con Guido del Duca ci apprestiamo con Dante e Virgilio a salire, a scendere al terzo girone, che è quello che vi dicevo, appunto, degli iracondi. In sostanza siamo ancora, e qua ci viene un po' più utile, anche se in questa mappa si vede perché ho messo io tanti anni fa, quando ero a scuola, credo, queste parentesi graffe in matita, ma la vedete qua è più chiaro perché è segnato molto chiaramente. Siamo ancora nella prima delle tre parti della montagna purgatoriale, cioè quella dell'amore diretto al mare del prossimo, leggete qua, prima delle altre due, che saranno quello dell'amore con poco vigore e dell'amore invece smodato, quindi diretto con troppo vigore verso beni secondi. Ma per spiegarvi, insomma, nel dettaglio, e per provare a vedere poi nei fatti ciò che vi dicevo adesso, quindi canto di transizione, o meglio forse di transizioni, in cui succedono diverse cose e in cui si affrontano argomenti vari, ho pensato di darvi una sorta di, diciamo, di scansione della materia del canto. Non ho preparato una slide per questa, ci teniamo per ora il nostro schema del purgatorio, ma ve ne enuncio a voce, sarà poi facile ricordarle e ritornarci quando cominceremo a guardare un po' il testo, prima che poi vi legga il canto. Allora, a mio avviso si possono isolare sei parti principali in questo canto. La prima è forse, no, non è la più breve, la prima e l'ultima, così, sono le più brevi, almeno nella scansione che mi sono fatto io, naturalmente poi ognuno può dividere un po' il canto come gli pare o le pare, Dante non ci dà, se non delle scansioni interne, marcando dei passaggi con dei, diciamo, dei marcatori linguistici. Allora, abbiamo una prima parte
che di fatto è occupata dei primi sei versi, ed è la prima parte, è una descrizione astronomica, nella quale abbiamo l'indicazione dell'ora. Su questo torneremo tra poco, è una parte come sempre molto importante. Tutte le volte che Dante ci dice che ore sono, e non ce lo dice basandosi sul dove sta il sole in quel momento lì, dove è lui, ma ce lo dice posizionandosi nel cosmo e posizionando gli astri nel cosmo, tutte le volte che lo fa si tratta di un momento molto importante, spesso un momento difficile, perché lì, essendo un momento diciamo marcato dall'astronomia, si innalza naturalmente, perché così volevano le poetiche medievali, si innalza lo stile e dunque le cose si complicano, bisogna conoscere l'astronomia e bisogna anche essere capaci di intendere la lingua di Dante. Però quello è un passaggio sempre molto molto importante, perché è il momento in cui Dante ci dice dove si trova, in quale momento diciamo della storia universale e in quale punto del cosmo si trova lui e si trovano gli astri. Questa prima parte di sei versi è seguita da altri tre versi che sono immediatamente legati alla descrizione astronomica, prima che cominci quella che secondo me è la seconda parte, la seconda scansione del canto, che va dal verso 10 al verso 36. So che avete sott'occhio il vostro testo, quindi potete insomma poi dopo ritrovarvi. Credo vi sia stato stampato il testo inglese. Io, immaginando che arrivaste invece tutti con delle edizioni vostre, siccome il testo inglese è recentissimo, ho cambiato in realtà il testo, e quindi leggerò sul testo Petrocchi, ma farò qualche riferimento al testo inglese. C'è un passaggio in particolare in cui mi convince moltissimo una proposta testuale di inglese diversa da quella che si legge nel testo Petrocchi e nei commenti che usano il testo Petrocchi. Dicevo, la seconda parte riguarda l'apparizione dell'angelo della seconda cornice, dunque della cornice degli invidiosi, ed è la parte che va dal verso 10 al verso 36. L'angelo immette Virgilio e Dante alla scala che li porterà alla parte successiva, e abbiamo dunque la terza scansione, la terza parte del canto, che potremmo dire, secondo me, ecco, per avere un po', insomma, per schematizzare, dal verso 37 al verso 81. Ed è una parte che si compone di due momenti. Nella prima abbiamo la salita alla terza cornice, ed è una parte interessante perché rispetto alla salita precedente ci propone due variaziones, diciamo. Ossia, ad ogni salita succedono le stesse cose. Dante e Virgilio si incamminano verso l'alto, sentono l'angelo canta delle beatitudini. In questo caso abbiamo la beatitudine, quella Beati Misericordes, tratta come sempre dal discorso della montagna di Gesù in Matteo, che ci introduce al tema della misericordia come contrario dell'invidia. Dunque, perché la misericordia è la virtù di coloro che si rattristano per il male altrui, mentre l'invidia è quella di coloro che guardano male altri e dunque godono del male altrui. Allora, la variatio rispetto al canto precedente consiste nel fatto che i nostri due poeti sentono il canto dell'angelo quando già si sono incamminati sulla scala che li conduce al canto successivo, e poi c'è una seconda variatio per cui non ci viene raccontato del colpo d'ala che cancella la P, una delle sette P che denotano i sette peccati dalla fronte di Dante, ma ciò ci verrà detto più avanti, ai versi 79-80, quindi alla fine di questa parte, quindi quando, insomma, dopo che i due saranno già saliti e si scoprirà che Dante ha ormai 5 P, quindi 5 ferite, diciamo, che indicano i peccati capitali, perché due li sono state cancellate, dunque la seconda gli è stata cancellata al passaggio, all'incontro con l'angelo di questo canto. Dopo la salita abbiamo una parte abbastanza lunga e piuttosto interessante, che è la spiegazione di Virgilio, che riguarda una frase di Guido del Duca, cioè una frase pronunciata nel canto precedente. Dante dice di non aver compreso una frase che gli risulta oscura, che è una frase di Purgatorio 14,
verso 87, ve la rileggo, voi non avete sott'occhio il canto, ma giusto per così ricordarla. Di mia semente cotal paglia mieto, diceva Guido del Duca, o gente umana, perché poni il core l'ave mestier di consorte di vieto? Cioè, perché poni il tuo desiderio in quei beni dove è necessaria in qualche modo l'esclusione di una compagnia, cioè in quei beni che non possono essere divisi, i beni materiali, che una volta divisi insomma comportano un impoverimento di chi possiede il bene perché deve dividerlo. Ed è una spiegazione molto interessante che porta Virgilio a riflettere sulla differenza tra i beni spirituali e i beni materiali. La vedremo poi tra poco nella lettura, quindi insomma per ora basti questa parte. Quarta parte del canto, a mio avviso, è quella dell'arrivo alla terza cornice, sono i versi 82-84, a cui seguono, ed è nella stessa parte a mio avviso, insomma dal verso 82 al 114, dunque una parte assai abbastanza lunga, questo è un canto molto lungo e sono quasi 150 versi. Questa parte prevede, dopo l'arrivo alla terza cornice, tre visioni estatiche, e uso le parole di Dante, quindi in estasi, cioè delle visioni che si manifestano a Dante come se fosse rapito a se stesso, diciamo. E sono tre visioni estatiche che illustrano Dante, anche qui, con secondo un modulo che è tipico delle diverse cornici, ciascuna con le proprie peculiarità, però, illustrano Dante, dicevo, tre esempi di mansuetudine, il che ci ricollega insomma, alla questione dei peccati capitali. La mansuetudine in questo caso si oppone all'ira. Mansuetudine è intesa come disposizione alla pace, potremmo dire così, usando un termine che è proprio Dante autore a utilizzare in questo canto, se non sbaglio è Virgilio a usare la parola pace. Queste tre visioni, su cui non mi attarderò invece in questo caso nella parafrasi, a guardare il testo, le vedremo magari anche nelle immagini adesso, riguardano Maria nel Tempio, quando ritrova Gesù e invece di ammonirlo aspramente, irata, con mansuetudine appunto e con dolcezza lo riprende, ma lo riprende evocando il dolore, la preoccupazione che ha dato loro. Ed è molto interessante questa visione, perché Dante, rispetto al suo modello evangelico Luca, Luca 2, è in grado, ci fa vedere ciò che avviene in una prospettiva diversa, cioè lì non è più il centro, non sono più i sapienti e Gesù che discetta con loro nel Tempio, ma è Maria che entra nel Tempio, vede Gesù e con mansuetudine appunto gli si rivolge. Dunque, come negli altri casi, il primo esempio è un esempio mariano e l'attenzione di questo passo evangelico è tutta sulla figura di Maria. La seconda è tratta dalla classicità ed è un episodio che riguarda Pisistrato, dunque, diciamo così, signore di Atene, e riguarda lo sdegno della propria moglie dinanzi ad una vicenda particolare, insomma il fatto che un giovane ateniese, nell'incontrare la figlia di Pisistrato e della moglie di Pisistrato, cioè quindi la loro figlia, l'abbia abbracciata o baciata in pubblico. La moglie sdegnata vorrebbe che un gesto del genere fosse punito, e Pisistrato invece si rivolge a lei con mansuetudine appunto e con viso temperato, dicendole che, non so, potremmo magari anche direttamente leggere i versi, perché in questo caso sono abbastanza chiari, veli, e non dovrò neanche, penso, parafrasarli. Datemi un secondo, perché ho allora siamo al verso 93-94 e la risposta di Pisistrato è ai versi 104. Che faremo noi a chi mal ne desira? Cioè, cosa faremo noi a chi desidera il nostro male? Cioè, quindi ci fa del male o desidera il nostro male, se quel che ci ama è per noi condannato. Quindi cosa dovremmo fare a chi desidera e magari cerca il nostro male, quando noi condanniamo chi ci ama?
E dunque no, si tratta in questo caso di la mansuetudine di Pisistrato, che non si fa prendere dallo sdegno e dall'ira, che sono quelle della moglie in questo caso. Qua notate, se quel che ci ama è per noi, questo per sul modello anche del par provenzale, no? Vuol dire da noi, è il complemento da gente, quindi se chi ci ama è condannato da noi. La terza visione è quella del martirio di Santo Stefano, quindi dagli Atti degli Apostoli, che prende i versi dal 106 al 114 ed è forse la visione anche più raffigurata nei commenti danteschi, i commenti visivi, diciamo. Infine, le ultime due parti, e così ci avviamo alla conclusione di questa prima descrizione della struttura del canto, sono una dal verso 115 al 138, la parte quinta, ed è il momento in cui Dante, dopo queste visioni estatiche, ritorna in sé. Virgilio lo sollecita e gli spiega le ragioni delle visioni che ha avuto. La sesta parte, che chiude il canto ed è piuttosto breve, sono sei versi, è la parte in cui i due poeti, procedendo, incontrano un densissimo fumo che toglie loro la vista delle cose circostanti, ed è il momento in cui i due entrano, o si apprestano anzi ad entrare, nella zona della cornice che accoglie i racconti che stanno dunque all'interno di questo fumo. E dunque con una visione, quindi con il riferimento alla vista, e lo vedremo tra poco, e una chiusura che riguarda ancora nuovamente la vista tolta in questo caso, il canto si chiude in maniera direi abbastanza omogenea, se vogliamo, facendo riferimento, no, ad un senso specifico che è appunto, come vi dicevo, il senso della vista, su cui torneremo. Ora, per la varietà della materia, avete visto quanto, insomma, non succedono tante cose o incontri particolari, ma si passa da un argomento, da un tema ad un altro, ed anche da un luogo ad un altro, per cui abbiamo una cornice, l'incontro con l'angelo, la scala, le visioni estatiche, il ritrovarsi sulla cornice e poi l'entrata in una parte della cornice che è quella degli racconti, no? E nel frattempo succedono molti episodi veloci, rapidi. Allora, per questa ragione, nel tempo, cioè nei secoli, chi ha curato l'apparato figurativo della commedia, diciamo la commedia visualizzata, per direbbe il nostro presidente, insomma, Marcello Ciccuto, chi si è concentrato dunque sulla rappresentazione figurativa, ha concentrato, scusate la ripetizione, la propria attenzione su aspetti diversi, tra i tanti possibili. E io vi ho preparato una carrellata di immagini per darvi qualche saggio di tutto ciò. Andiamo rapidamente, ma per esempio queste, le prime tre slide che vi presento, sono tre miniature antiche, sono miniature della seconda parte del XIV secolo, cioè del 300. Le prime due, tra l'altro, si collocano proprio, questa in particolare si colloca negli anni 50-60 e del 300, qui una miniatura molto, molto antica, è il codice filippino della biblioteca del complesso di Girolamini a Napoli, carta 121 verso. Come vedete, qua abbiamo la salita dei due poeti, peraltro una salita, l'angelo si trova però in una posizione che dovrebbe stare a livello, no, dei poeti, è come se questa miniatura condensasse un po' tutto ciò che accade, si passa da una cornice ad una cornice successiva e lo si fa attraverso l'incontro con l'angelo che immette verso una parte più alta. Questa seconda immagine, altro manoscritto della seconda metà del 300, è il manoscritto 8530 della Bibliothèque de l'Arsenal di Parigi, carta 88 recto e 88 verso. Queste le trovate tutte sul progetto Dante Illuminated Project. Scusatemi, non mi veniva. Le trovate lì, tra l'altro le potete reperire in varie forme, è uno strumento per noi di lavoro anche davvero molto, molto utile. Questa seconda miniatura si concentra, come forse avrete già visto, sulle visioni estatiche. Nel primo caso trovate un re e una regina, quindi quello è Pisistrato con la moglie, e di fianco vedete il giovane che abbraccia la figlia di Pisistrato. Di fianco ci sono Virgilio e Dante che guardano, potremmo dire Dante sta guardando nella sua mente,
Virgilio guarda nella mente di Dante, su questo non tornerò dopo nella parafrasi, ma leggerò solo il passaggio, vi leggerò il punto in cui Virgilio risponde a Dante dicendo non serve che mi racconti ciò che stai vedendo o che hai visto nella tua mente, io lo so quando anche avessi molteplici larve, cioè maschere, è un latinismo, molteplici maschere sul tuo viso, io sono in grado di leggere nella tua mente. E in questo caso abbiamo Pisistrato e a destra vedete il martirio di Santo Stefano, vedete Santo Stefano, come si dice nel testo, guarda verso il cielo e fa dei propri occhi porta al cielo, sono le parole che usa Dante. Qua abbiamo coloro che lo stanno lapidando, questo personaggio qui davanti che sta su un mantello che gli è stato dato è Saulo, Paolo, che non è presente nel testo di Dante ma è presente sì invece nel brano degli Atti degli Apostoli, Saulo ancora persecutore, dunque a personificare in quel caso lì potremmo dire la persecuzione dei fedeli e dunque il martirio. Santo Stefano è uno dei protomartiri, essendo contemporaneo di Saulo, naturalmente. Il canto successivo ancora, siamo ancora nella seconda metà del 300, scusate, non il canto, le miniature successive, siamo ancora nella seconda metà del 300, questo è uno dei miei manoscritti in assoluto preferiti, è il manoscritto Holkham Miscellaneo 48 della Bodleian Library di Oxford, e ci presenta, le ho messe così le quattro miniature, perché dovete immaginarle, sono en bas de page, sulla parte bassa della pagina, sopra trovate la commedia scritta su due colonne, e dunque le due immagini in alto sono il verso e il recto di una stessa, insomma di due carte diverse, no? Quindi si troverebbero, se questo fosse il manoscritto, qui in basso. Dunque sarebbero, indicano dunque, come dire, c'è una continuità narrativa che è data anche dalla presenza di Virgilio e Dante che si muovono. E le due in basso sono quella della, come dire, del verso della carta successiva e del recto di quella che immediatamente segue, che raccontano un'altra storia. Vedete che qua il miniatore, evidentemente su richiesta del committente, nella prima ci racconta o ci mostra, ci illustra l'incontro con Guido del Duca e nel gruppo degli invidiosi. Nella seconda, quindi proseguendo, troviamo Dante e Virgilio che sullo stesso piano, no? Quindi sulla stessa cornice incontrano l'angelo che li invita a salire alla cornice successiva, quindi dovete salire verso l'alto, e poi l'immagine successiva in basso a sinistra ci mostra Virgilio e Dante che discutono, che discettano, come accade in questo canto, è Virgilio che spiega. Poi Virgilio e Dante che stanno salendo, e parrebbe di vedere forse un Dante che non, come dire, forse il Dante nella visione fuori statica, certo, un po' fuori di sé, e infine, anche se la visione statica, insomma la salita dovrebbe essere precedente al discorso da Virgilio e Dante, e infine nella pagina di fianco il passaggio, no, alla cornice successiva con l'incontro con il fumo degli iracondi. Ora, in questo caso il miniatore non si concentra più di tanto su ciò che viene detto, sugli elementi, gli stati, le immagini, ma si concentra sul racconto e anche sul passaggio, no, da un luogo ad un altro della cornice. Dunque vedete, sono tre modalità diverse di leggere questo canto e di presentarlo ai lettori. Vado avanti anche nella cronologia temporale. Questo è Vellutello, quindi siamo nel XVI secolo, è una delle tante xilografie. Questo è il canto 15. Vellutello, insomma, questa xilografia ci presenta il consueto tronco di cono usato per le raffigurazioni del purgatorio e ci presenta un po' la struttura, se volete. Due cornici, in basso i due poeti che incontrano il primo fumo degli iracondi e la parte successiva che ci mostra invece la salita alla cornice successiva, appunto. Vado rapidamente, qua siamo più vicini ai giorni nostri. Questo è Flaxman, che si limita a mostrarci con la sua solita straordinaria semplicità l'incontro con l'angelo che immette Dante e Virgilio, vedete, verso la scala che li porterà a salire. È una scala diciamo con, lì non è tanto la scala, vediamo della pietra della montagna purgatoriale. I due poeti dunque invitati dall'angelo luminosissimo, lo vedete, insomma, rifulge di luce, è il modo in cui l'angelo si presenterà ai nostri all'inizio del canto,
quasi, insomma, qualche decennio dopo, Dorè invece si sofferma sulla la lapidazione, ancora una volta, no? Sulla lapidazione di Santo Stefano, e lo fa in una maniera molto interessante, tra l'altro raffigurandola in un luogo che sembra la cornice del Purgatorio, perché Dante immagina la visione in quella cornice e Dorè ce la rappresenta, ce la mostra sulla stessa cornice dove dovrebbe esserci Dante. Quello è Santo Stefano, che in realtà non guarda troppo verso l'alto come dovrebbe, guarda un po' verso il personaggio che gli sta per scagliare una pietra da molto vicino, da presso. Infine, ne mancano poche. Questo è un autore che a me piace moltissimo e che è stato riscoperto negli ultimi anni, insomma, particolarmente c'è una bellissima edizione pubblicata da Electa, è Alberto Martini, quindi questo qua con Secondo Re eravamo insomma nella seconda metà, negli anni 60 dell'Ottocento, con Martini siamo in un periodo compreso tra i primi del Novecento e il 1943. Vedete che Martini, nella prima a sinistra, anche lui si sofferma sul martirio di Santo Stefano, ma c'è un particolare, e da lì poi partirà la mia la seconda parte della mia lettura. C'è l'occhio di Virgilio, un occhio che vede, un occhio che potrei anticiparvi, non è un occhio fisico, diciamo così, è l'occhio della mente di Virgilio. E poi a destra una delle rappresentazioni, diciamo, di Martini che più mi piacciono, perché è un vero e proprio commento al canto. Succede non solo qua, succede in tanti altri casi con Martini. Questo commento al canto mette insieme, lo vedete in alto, Purgatorio 15 e 16. Vedete gli occhi nuovamente, no? Gli occhi di Virgilio, sì, perché dietro c'è scritto Limbo e Virgilio da lì viene, ma le citazioni che trovate, chi guarda con l'occhio che non vede è Purgatorio 15, ma se scendete, Lo mondo è cieco è Purgatorio 16 ed è Marco Lombardo, quindi è il canto successivo. Dunque Martini in questo caso lega, come fa un po' il Dante di questo canto, cioè lega i canti insieme e mette insieme l'interpretazione di questi due canti soffermandosi sul tema della vista. Andavam quanto potean gli occhi allungarsi, è uno degli ultimissimi versi, lo potete trovare sulla vostra fotocopia, di questo canto. Un fumo ne tolse gli occhi e l'aer puro, è il modo in cui si chiude questo canto. Agnus Dei, quindi l'agnello di Dio, che è esempio di mansuetudine, evidentemente, e dunque ritorniamo al contrario dell'Iracondia. E poi lì in mezzo, Roma, l'aquila e una torre che è la torre, cioè il luogo più alto della cittade che dovrebbe essere visto da colui che dovrebbe preoccuparsi della felicità terrena dei suoi sudditi, che è l'imperatore. Dunque un tema politico che riguarda il saper vedere il vero, potremmo dire, un tema politico che poi attraverso il tema della vista in realtà si lega strettamente a questo canto, che è il canto della vista, o della vista intellettuale e non solo della vista fisica. Chiudo con queste immagini, anche se poi sono sempre divertenti. Questo è Marcello Toninelli, questo ve lo mostro perché è una delle, come dire, no, delle riletture della commedia più divertenti, anche, diciamo, i primi lavori di Toninelli sono della fine degli anni 60, credo 69, la conclusione del lavoro è degli anni 90, ma poi l'edizione colorata è del 2015. Ed è un autore che mi è caro anche perché l'abbiamo usato per il Dante di Svizzero, no, questo, quindi con degli disegni inediti. Toninelli fa un lavoro molto intelligente, perché probabilmente rispetto a tutto ciò che abbiamo visto, è chiaro, sono delle strisce narrative, quindi ha più spazio, però in effetti recupera quasi tutto ciò che viene detto nel canto, perché abbiamo all'inizio la visione dell'angelo, poi troviamo la salita e la spiegazione di Virgilio dei beni spirituali, che è la parte in basso a sinistra, diciamo, quindi la seconda e la terza, diciamo, riga, diciamo così, di fumetti. Poi troviamo due visioni su tre, riviste, le vedete in alto, sono quella di Pisistrato con la moglie bisbetica, la vedete lì in alto, e poi in basso, poi sotto abbiamo invece il martirio di Santo Stefano. E quindi due visioni su tre. Ed è interessante però il fatto, e questo così, che forse è una delle cose più note di Toninelli, troviamo Dante Lupo Mannaro.
Come si dice, cosa c'entra? Beh, se uno avesse letto ciò che succede nel canto precedente, se avete ascoltato Catherine Keane, ricorderete che nel canto 14 Guido del Duca si sofferma sulla, scusate, che Dante, insomma, nella, si sofferma sulla, sulla Valle dell'Arno, associando a tutti gli abitanti della Valle dell'Arno, casentinesi, aretini, fiorentini e pisani, degli animali, no? E l'animale a cui, è legata Firenze, naturalmente, è la lupa, e dunque i fiorentini sono lupi, e Dante improvvisamente in Toninelli si trasforma in lupo, ecco perché lo vediamo lupo mannaro. A me non interessa tanto questo, che è divertente di per sé, mi fa sempre molto ridere, poi recupera la sua forma. Il punto è che Toninelli percepisce, ci fa percepire il legame strettissimo che c'è col canto 14, alla fine, in questo modo molto simpatico, ci mostra il legame tra il canto precedente e il canto successivo. Chiudo con l'ultima, è un'altra, questo è Seymour Quast, si tratta di un lavoro recentissimo, per, credo 2010, che è Dante's Divine Comedy, e vedete che anche qua Quast, che raffigura Dante come una sorta di Philip Marlowe, no? di Chandler, quindi collocandolo in una così, dimensione, o in, una, in un contesto, diciamo così, americano, così, anni 30 in ogni caso, ci presenta una sorta di sintesi del canto, e anche lui fa una scelta, sceglie due visioni, anche lui non tre ma due, Maria, vedete in alto a sinistra con il tempio, e poi di nuovo Pisistrato e la moglie di Pisistrato e quel bell'imbusto che bacia la moglie, la figlia di Pisistrato, la salita al canto successivo, vedete in alto Envy, canto 15, Onto the Third Terrace, dice Virgilio, che accompagna Dante, e poi la fine del canto con l'incontro con quel fumo, dopo che Virgilio, che Dante ha detto al suo Virgilio, I'm glad we are moving along so nicely, e poi accidenti, wait, what is that smoke? Quindi cos'è quel fumo? E qui comincia il canto. Allora, questo è solo per mostrarvi i diversi sguardi che possiamo avere, uso sguardo forse così non troppo a caso, su questo canto. E mi avvio, ho ancora, credo, no, una, tipo un quarto d'ora. Sì, per sì, sì. Così cerco di darvi un po' la mia lettura di questo canto, cioè ciò che mi ha colpito, perché devo dire, l'ho letto da quando mi è stato assegnato, me lo sono letto diverse volte, ogni volta chiedendomi quale taglio potessi darvi, no? Che cosa potessi dare magari anche, non dico in più, perché i commentatori lo hanno commentato benissimo, però insomma quale percorso potessi suggerirvi. E dunque io vi propongo un percorso attraverso il senso della vista, da un lato, quindi la vista fisica e la vista intellettuale, e poi un percorso che però affronta anche un altro tema, che è un tema fondamentale per i canti che seguono. Cioè il canto 15, tanto legato al 14, tanto che Dante arriva travestito, cambiato anche, in forma di lupo, il canto 15, attraverso il passaggio ad una dimensione intellettuale dalla dimensione fisica, ci introduce al tema dell'amore. Ma dell'amore per come Dante, attraverso le parole di Virgilio, intende spiegarcelo nei canti centrali del Purgatorio, che saranno proprio il 16 e il 17. La teoria dell'amore è ciò su cui si basa l'intera architettura concettuale, potremmo dire, della commedia. No? L'amore ben diretto, l'amore diretto al primo bene, un amore che è movimento del soggetto, fuori di sé potremmo dire quasi, ma che in fondo è ritorno al creatore, ed è ritorno ad un creatore che ama le sue creature, direbbe l'Aristotele tradotto, ut amatum, in quanto amato, e che le ama o le riama, quanto più è amato peraltro dalle stesse creature. Dunque, attraverso il tema della vista e della vista intellettuale, il tema dell'amore, che è un po' anche l'amore fisico, no, della figlia di Pisistrato, cioè del giovane, si trasforma in un amore intellettuale, per cui Dante utilizza delle parole in questo canto che sono molto chiare, sono la parola diletto, ed è diletto che sarà associato alla visione degli angeli, amore, la parola amore che sarà dunque insomma, trasformata fino a rappresentare la carità, che è l'altra parola che troveremo.
Questo canto, questo lo rilevano anche i commentatori, o da ultimo credo anche Bellomo, forse. In effetti è un canto che affronta delle questioni, diciamo, che riguardano i beati, che saranno questioni del paradiso, cioè anticipa una tematica paradisiaca, spiegandoci come funziona l'amore tra i beati, cosa che ritornerà per esempio nel canto terzo con Piccarda. Però lo fa di fatto con la funzione di anticipare ciò che ci verrà spiegato prima sul piano politico e poi sul piano invece più propriamente, diciamo, teoretico e teologico, che ci verrà spiegato da Virgilio nella spiegazione, scusate la ripetizione, del criterio che presiede alla strutturazione del purgatorio, che è quello che vi dicevo prima, no? Qui vengono puniti i peccati, vengono purgati i peccati, i sette vizi capitali, sulla base della intenzione dell'amore, appunto, cioè del desiderio per un oggetto malo, cioè sbagliato, di una intenzione del desiderio che è troppo scarsa. Gli accidiosi sono quello, sono i pigri moralmente, potremmo dire, coloro che sanno, come Petrarca, no? Cos'è il bene e non hanno la forza morale, almeno fino a un certo punto, per sceglierla. Se sono qua vuol dire che a un certo punto la scelta buona l'hanno fatta, naturalmente, se no non sarebbero qua. E gli ultimi sono quelli che hanno amato beni secondi, che non sono mali obietti, ma non sono il bene primo. Ed ecco perché, no, i avari e prodighi, golosi e lussuriosi. Questa terna, diciamo, di canti che riguardano l'amore si chiude anche con il 18-19, dove troviamo il secondo sogno, quello della femmina balba, che riguarda proprio il tema della intenzione del desiderio e della direzione del desiderio. Ma insomma, andiamo con ordine, vediamo alcuni passaggi del canto. Il primo su cui vorrei soffermarmi è l'apertura astronomica, diciamo così, ma potremmo dire cosmologica. Dal verso 1 al verso 6, di fatto. Quanto tra l'ultimar dell'ora terza e il principio del dì par della spera che sempre a guisa di fanciullo scherza, tanto pareva già inver la sera essere al sol del suo corso rimaso, vespero là e qui mezzanotte era. E i raggi ne ferien per mezzo il naso, perché per noi girato era sì il monte che già dritti andavamo inver l'occaso. Allora, il canto si apre con una similitudine abbastanza, insomma, non particolarmente semplice, che di fatto significa questo: già pareva essere rimasto al corso del sole verso la sera, tanto del suo corso, scusate ancora la ripetizione, quanto pare tra l'inizio del giorno e la fine dell'ora terza. Dunque si sta dicendo in sostanza che sono le tre del pomeriggio, però le cose poi sono un po' più complicate, perché più avanti si dice anche che ora è qui, cioè qui dove Dante scrive la commedia, in Italia, e in Italia è mezzanotte, mentre lì sono le tre. Vuol dire dunque che sono le tre di notte a Gerusalemme, vuol dire dunque che sono le nove del mattino sul Gange, che sono le 21 della sera, cioè le nove della sera alle colonne d'Ercole. E tutto ciò, appunto, è quello che vi dicevo all'inizio, non è solo per rendere le cose complesse. Il punto è che il sole è come quella sfera, quella palla del fanciullo. Il sole in fondo in qualche modo scherza, cioè secondo noi che lo guardiamo sembra nascere una volta da una parte, una volta dall'altra, e scendere in un punto dell'orizzonte che è sempre diverso, come se fosse il sole avere un corso irregolare, di fatto, no? Questo fa sì che le giornate siano di lunghezza diversa, e che siano diverse, se ci pensate, anche le stesse ore, se dividiamo l'intero corso della giornata, cioè del dì, in 12 parti. Il fatto che Dante ci voglia dire sempre che ore sono, dove è, che ore sono in tutti i punti, serve proprio a darci davvero il tempo, se volete, cronometrico, non il tempo specifico del luogo in cui lui è, ma è dove è lui rispetto all'universo e che ora è in tutto il cosmo. Cioè è un punto preciso, non il punto di vista particolare e ogni volta diverso che riguarda la nostra posizione e la nostra prospettiva rispetto, per esempio, al corso del sole. Ecco perché l'astro sembra scherzare, ma in realtà il cosmo non scherza niente.
perché tutto è perfettissimo e si può sempre dire che momento del giorno, del tempo è e che luogo del cosmo è sulla base dei riferimenti complessivi. Ecco perché Dante ogni volta ci dice Gerusalemme, il Gange, le colonne d'Ercole e il Purgatorio, perché stanno a 90 gradi l'uno dall'altro e grazie a ciò sappiamo sempre che ore sono. L'Italia sta a 45 gradi, se prendete la mappa di Hereford, la Torre di Babele che si contrappone a Roma, cioè il luogo della massima dispersione dell'umanità, sta a 45 gradi rispetto a Gerusalemme. È tutto molto più semplice di quello che ci appare. Ora, in questa prima parte, dopo la determinazione cronologica, cronometrica, diciamo pure così, e astronomica, Dante si ritrova ad essere abbagliato da una luce fortissima. La prima è una luce che lui può fermare con le mani, facendo, lo vedete al verso 15, scusate, 14, solecchio, che viene da soliculum, facendo così con la mano davanti alla... Siccome è il sole delle tre, il sole è un po' sceso e li abbaglia, perché i due stanno andando verso ovest, e dunque fa solecchio con la mano per coprirsi gli occhi. Il punto è che a un certo punto, nonostante lui faccia così, viene investito da una luminosità fortissima, che sembra una luminosità riflessa. C'è chi dice riflessa dal pavimento dalla zona purgatoriale. In realtà probabilmente Dante sta riferendosi al fatto che è l'angelo che lo illumina e che non può essere guardato direttamente, tale la sua luminosità, e la luminosità dell'angelo è come una luminosità riflessa che giunge dalla luce del primo bene, la luce di Dio, che arriva dall'Empireo. E allora lo trovate, questo passaggio, a partire dal verso 16, dove si dice, e non vi leggo il passaggio perché poi ve lo leggerò dopo, in sostanza, che come da una superficie riflettente il raggio di luce rimbalza dalla parte opposta rispetto alla verticale del punto di incidenza, risalendo in misura uguale al raggio che scende, allo stesso modo, così come sembra a noi per la nostra esperienza e anche secondo la nostra arte, cioè la nostra conoscenza acquisita sulla base dell'esperienza. Badate che questo è già un passaggio interessante. Così come vediamo ogni volta con gli occhi, potremmo dire, fisici, ma così come possiamo vedere ogni volta con gli occhi della mente, perché noi abbiamo potuto fare tesoro di quell'esperienza, sistematizzarla in conoscenza e in scienza e ogni volta ritornare a quella conoscenza senza aver bisogno di vedere il raggio incidente e quello riflesso. Allo stesso modo mi sembrò di vedere una luce rifratta, che è la luce dell'angelo, appunto. Notate questi due passaggi, mi sono diffuso un po' di più perché vi danno l'idea anche geometrica di questo inizio, ossia abbiamo una tra il primo passaggio e quest'altro, cioè quello con cui si apre il canto è questo, una sorta di simmetria. Dante ci presenta due spazi, anzi uno spazio, diciamo così, percorso o esistente tra due punti equidistanti dal mezzo. Il mezzo in quel caso è il mezzogiorno e abbiamo le ore del mattino, le tre ore che corrispondono alle tre ore della sera. Così tanto manca alla sera quanto il sole ha compiuto dall'alba fino all'ora terza, di fatto. E anche qua abbiamo un passaggio simile, no? Abbiamo il raggio incidente e il raggio riflesso che si strutturano in modo molto simmetrico sul punto rispetto al punto di incidenza. Proseguendo, e così cerco adesso di velocizzarmi un po', se andate al verso 31, la risposta di Virgilio alla domanda di Dante, perché non riesco a guardare direttamente l'angelo? E uno dice, beh, è chiaro, mica puoi guardarlo direttamente l'angelo. Però il punto è diverso. Tosto sarà che a vedere queste cose non ti fia grave, ma fieti diletto quanto natura a sentirti dispose. Cioè, ad un certo punto, più salirai e quando salirai in paradiso, tutta la tua potenzialità naturale, diciamo, sarà sviluppata e tu potrai dunque fare esperienza che sarà un'esperienza di diletto nel far cosa? Nel vedere tutto ciò. Ma la visione di un angelo con i soli occhi fisici. Certo, le capacità fisiche crescono nella salita. Non si dà semplicemente. Il punto è che diventerà a quel punto, scusate la ripetizione, diventerà una visione che avrà qualcosa di intellettuale anche.
E il passaggio, dunque, che riguarda la vista, è un passaggio che noi ritroviamo, è un tema che noi ritroviamo diverse volte anche proseguendo. Io ho sottolineato diversi passaggi dove si fa riferimento alla questione, che riguarda appunto il tema della vista fisica e della vista intellettuale. Per esempio, se voi procedete e andiamo verso intorno al verso 52, direi, ecco che lì incontriamo alcune paroline, termini di lessico: amore, verso 52, desiderio, verso 53, o desiderio, e poi verso 57, carità. Amore e desiderio sono due termini della poesia, Giacomo Valentini. Amore è un desio che vende a cuore. Sono termini della poesia d'amore. Qua l'amore si sposta ad un piano diverso. E la spiegazione che Virgilio dà in questo passaggio riguarda la domanda di Dante: com'è possibile che dei beni possano rendere più ricche le persone che se li dividono, quando i beni divisi dovrebbero impoverire la persona che li divide con qualcun altro? E la risposta di Virgilio è molto chiara, e dice, era una questione che riguardava, no, la domanda di Guido del Duca, insomma, la risposta di Virgilio è che c'è un luogo, che è l'Empireo, l'ultimo dei cieli, in cui l'essere... In cui il condividere uno stesso bene rende tutti più ricchi, ed è il luogo dove tutto ciò avviene attraverso l'amore e la carità. Possiamo leggere insieme i versi che vanno dal 67 in poi, che vedete sono preceduti da due riferimenti. Virgilio dice a Dante: tu non vedi bene la vera luce, e dalle mie parole, di me che ti rischiaro e sono vera luce, trai soltanto tenebre, perché la tua mente guarda solo alle cose terrene. Ora, la mente è un luogo importante, diciamo, della nostra... La mente è il senso interno, ha anche un suo luogo fisico, sta nel cervello. E la mente, astraendo, permette poi di passare dalle cose sensibili agli universali intelligibili. Qua Virgilio dice: quello infinito e ineffabile bene, Dio, quel bene infinito e indicibile, cioè che non possiamo spiegare a parole, che lassù è, così corre ad amore come a lucido corpo raggio vene. Cioè, il bene ineffabile è un amore che corre all'amore verso a lui rivolto, quello dei beati, così come la luce va verso i corpi lucidi che poi lo riflettono, e dunque è un continuo riflettersi poi di questo amore, e nella continua riflessione questo amore si moltiplica invece che dividersi. Tanto si dà quanto trova d'ardore. Più l'amore di carità, l'ardore di carità è forte, e più l'amore di Dio si dà, sicché quantunque carità si stende, cresce sovresso l'eterno valore. Quindi, per quanta è l'estensione dell'amore, dell'intenzione verso Dio, per tutta quella estensione, lì si accresce l'amore di Dio, che è appunto carità. Ed è per questo che vi dicevo, mi piace molto la lezione che ha scelto Inglese per il verso che segue: e quanta gente più lassù si intende e non si intende, più veda bene amare e più vi s'ama, e come specchio l'uno all'altro rende. Allora, ritorna al tema dello specchio, dunque del raggio incidente, ritorna al tema dell'amore che si riflette, ma qua si dice di più. E quanta gente sono i beati, più la si intende, cioè la conosce, tanto più vi è da bene amare, tanto più dunque il bene divino, insomma, tanta più gente, insomma, lissù si ama, e tanto più bene vi è. Questo si intende, secondo me, e in questo appunto dico, per questo mi piace tanto il testo di Inglese e la scelta qua, è indicativo, è una scelta che tra l'altro è la scelta di un verbo che usa anche un poeta a me molto caro, che è Guinizelli.
Nella quinta stanza del Cor Gentil si dice che gli angeli, le gerarchie angeliche, intendono il loro fattore oltre il cielo, cioè al di là dell'ultimo cielo e quindi dell'empireo. Ma quell'intendere è un verbo che vuol dire, non vuol dire soltanto comprendere con l'intelletto, vuol dire, è il verbo della intenzione, è il verbo dell'amore, quindi in provenzale vorrebbe dire amare, come è nel testo Petrocchi, ma vuol dire intendere, comprendere, comprendere con l'intelletto, e vuol dire anche muoversi al di fuori di sé con un atto di volontà, di intenzione. Ecco dunque che qua abbiamo la rappresentazione proprio linguistica, no? Del fatto che si tratta di un amore intellettuale che è un ardore di carità. E se voi procedete, ad questo punto vado e ho praticamente finito, direi, se scorriamo il nostro canto, troverete ancora verso 85, ad esempio, visione, e poi il tema dell'amore torna più avanti, verso 105, dove si parlava di chi ama, e poi nel finale del canto il riferimento al vedere, agli occhi, al togliere la vista degli occhi. Al verso 129 trovate una parolina molto importante che è cogitation, che sono i pensieri, ma non i pensieri un po' così. La cogitatio sono i pensieri sulla base delle immagini mentali, e la cogitatio avviene in forma, si dice tecnicamente, fantasmatica. Non serve avere davanti e presenti le cose viste, sono già viste, sono dentro di noi a quel punto, e su quelle si può esercitare una riflessione fino ad arrivare ad un atto di intellezione che parte dal sensato, cioè da ciò che abbiamo tratto all'interno della mente, il senso interno, con i sensi. E allora, ecco perché mi piace tornare, per chiudere, a Martini e riprendere la parte finale delle parole di alcune delle ultime parole di Virgilio, che cominciano dal verso 120. Le leggiamo insieme, poi vi leggo il canto e poi siete libere e liberi. Allora, Virgilio dice... scusate, ho sbagliato io. Non al verso, andiamo al verso, vi chiedo scusa, al verso 130. Ciò che vedesti fu perché non scuse d'aprir lo core all'acque della pace, che si contrappone al fuoco d'ira, che si è visto un po' prima con la Santo Stefano, che dall'eterno fonte sono diffuse. Cioè tutte le tre visioni estatiche che ti sono state date servono perché tu non rifiuti di aprire il tuo cuore all'acqua della pace, dunque alla mansuetudine, a un atteggiamento di disposizione alla pace. Quando ti ho chiesto cosa succede, perché Dante sembrava scosso e si era appena appunto riscosso dalle sue visioni estatiche, dunque Virgilio dice che ha camminato per un lungo tratto con gli occhi semichiusi, con le gambe, dice, avvolte, cioè come quasi rallentate dalla visione, e Virgilio gli dice: non dimandai che hai per quel che face chi guarda pur con l'occhio che non vede, quando disanimato il corpo giace. Questa, dal punto di vista dell'interpretazione, non dico che è una crux, perché non è una crux, però abbiamo tante interpretazioni diverse a partire dai commentatori antichi. La mia versione, che è anche quella di Giorgio Inglese nel commento, sì, peraltro, è questa, cioè, che è più semplice, che è quella anche di Anna Maria Chinacci Leonardi, credo, e anche quella di Bellomo, probabilmente. Io non ti ho chiesto che cos'hai per il motivo per cui lo fa o lo farebbe chi guarda solo con l'occhio che non vede più quando il corpo è morto, è disanimato. Io non te l'ho chiesto così perché ho visto che non stavi bene e dunque mi sono domandato perché. Te l'ho chiesto perché invece le cose già le sapevo. Te l'ho chiesto guardando con l'occhio della mente, o con gli occhi della mente, appunto, cioè con quegli occhi che hanno fatto ormai tesoro della esperienza e che a questo punto sanno giudicare anche, potremmo dire, con arte, cioè attraverso lo strumento della conoscenza astratta, diciamo pure. Ed ora, ecco, direi che potremmo anche chiudere qui.
L'occhio, come chiude anche, come commenta anche, tra l'altro rilanciando sul canto 16 Martini, Dante a questo punto, dopo gli ammonimenti e le spiegazioni di Virgilio, è un Dante che è cresciuto. È cresciuto perché ora sa che esiste un'idea di amore che è quello dei beati, che è la carità, e che può usare anche, così come possiamo usare noi, le stesse parole per questo amore. Possiamo parlare di desiderio, di diletto, e saranno proprio le parole che incontreremo nei canti successivi, nel 17° canto, quando Virgilio, e lo ascolterete nella prossima stagione, insomma, delle letture dantesche, quando Virgilio spiegherà la struttura del purgatorio, nella maniera che abbiamo visto, no, anche noi all'inizio, lo farà proprio facendo ricorso alla teoria dell'amore, un amore che dovrebbe essere diretto nel primo bene, usando le stesse parole che sono state usate in questo canto, ai versi su cui chiudo, ai versi 52-54. Ma se l'amor della spera suprema torcesse in suso il desiderio vostro, cioè se non faceste come ha detto Guido del Duca prima, ma se invece di pensare ai beni materiali voi pensaste ai beni spirituali e indirizzaste il vostro desiderio, il vostro intendimento, cioè sceglierete di andare e di amare ciò che avete intellettualmente ritenuto essere buono, allora non vi sarebbe al petto quell'anatema, non ci sarebbe pericolo e paura di perdere alcunché, perché tutto ciò che possediamo insieme, che condividiamo ed è ciò che ricaviamo dal primo bene, è un bene che si moltiplica se lo dividiamo tra di noi, come si moltiplica la luce riflessa da 1000 specchi. E ho chiuso. Grazie anche per la pazienza. Grazie Paolo, anzi nessuna, diciamo, da parte nostra avremmo continuato invece ad ascoltarti. Io prima di commentare velocemente qualcosa e dare la parola a chi vuole intervenire con domande, curiosità e osservazioni, devo fare un atto ufficiale di dono della medaglia della Società Dantesca. Sono venuto solo per questo, per la lettura Dantis, la seconda medaglietta, ecco, grazie. Ecco, perfetto. E poi approfitto allora, grazie, appunto di questo momento solenne per diciamo anche sottolineare qualcosa che ho trovato molto interessante nella tua lettura, soprattutto a livello di interpretazione con il senso della vista, che è un, diciamo, elemento molto evidente in questo canto, e soprattutto giocato sempre in chiaroscuro, cioè cose che si nascondono, cose che abbaiano, cose che invece la mente di Dante non può ancora comprendere. E quando tu dicevi appunto anticipazione di un tema paradisiaco in questo canto, lo vedrei bene anche quando dice Virgilio: se la mia spiegazione non ti soddisfa, vedrai poi Beatrice che ti spiegherà ancora meglio quanto io non sono riuscito a fare. E poi molto interessante anche ho trovato nel tuo discorso la precisione cronometrica. Il tempo e la vista giocano in effetti in questo canto, in una lettura che vuole essere di passaggio ma non per questo indefinita, quindi con diciamo anche una chiusa circolare, come facevi ben notare, e grazie anche per la galleria di immagini appunto del Dante figurato, della commedia appunto visualizzata, perché credo che il Dante camuffato da lupo,
che poi è vittima di Fulceri da Calboli. E poi esatto, sì. Cioè cacciator di quei lupi, appunto, che il quattordicesimo canto del Purgatorio, cioè il canto immediatamente precedente, aveva creato come angoscia profetica in Dante, al punto da oscurargli la mente. Quindi questo passaggio dall'invidia all'ira avviene attraverso un necessario momento di pausa che ha visione statica. Quindi ancora una volta il tema della vista e le visioni statiche sono richiamate con una classicità che solo Dante è capace di riproporre non banalmente. L'episodio tratto da Valerio Massimo, la diciamo visione biblica di un episodio poco rappresentato, visto, cioè in realtà nel Dante visualizzato, se non appunto nell'ultimo che facevi vedere. Esattamente. Anche qua in Fausto. E anche qua, esattamente, sì, anche nella Dante più contemporaneo. Perciò ti chiedo anche, ma molto banalmente, in questo canto ci sono parecchi punti di ispirazione biblica e classica, mutuati anche da molti latinismi. Ad esempio, tu hai fatto accenno ovviamente ad alcuni di essi, ma anche le larve, cioè le maschere, quantunque parve. Perciò in realtà due latinismi usati in un concetto che esprime proprio quello che tu ora in chiusura ci dicevi, cioè Virgilio che sa fare esperienza, è molto più esperto di Dante nell'usare l'imago mentis, quindi l'immagine ormai inquadrata, immagazzinata nella mente e che viene fuori riconoscendo un Dante che ha già non sta barcollando come un ubriaco, ma in realtà ha fatto tesoro di quell'esperienza ed è pronto ad affrontare quindi gli altri gradini della montagna del Purgatorio. Quindi questo, non so se tu in un passaggio particolare, che è quello dei versi 56-57, tanto possiede più di ben ciascuno e più di carità de arte in quel chiostro. Ora, in questo ti chiedo, l'interpretazione, già Petrocchi diceva, potremmo tenere ciascuno come soggetto, che vale anche per possiede e per arde, perché simmetricamente starebbe bene più di ben e più di carità, ma è più elegante che cambi il soggetto. E questo inglese nell'edizione critica lo ha confermato e sostenuto. Cosa pensi di questo, ti chiedo? Perché sarebbero due concetti molto affini, cioè due soggetti, quindi la condivisione del bene e un amore che arde nell'empireo. Pensi anche tu che sia diciamo necessario questo salto di eleganza o diciamo come Petrocchi interpreti più banalmente appunto una simmetria con due soggetti? Come avrei notato, sì, avevo su questa cosa non mi sono soffermato. Trovo molto, a me piace l'interpretazione questa con i due soggetti, sì. mi piace molto, e non la trovo, devo dire, neanche particolarmente forzata, quindi l'altra forse è un po' più banale. Certo, c'è questo e che va interpretato, che, quindi che va messo in e per quanti dice più lì il nostro, tanto possiede più di ben ciascuno. No, beh, è una coordinata di fatto, sì. Tanto possiede e tanto più di carità arde in quel chiostro. Io sarei per interpretarlo come due soggetti diversi, quindi tanto più ciascuno possiede di quel bene e similmente, quindi sullo stesso piano, tanto più carità, amore di carità arde in quel chiostro, quindi come carità, come somma, o anzi più della somma, perché la moltiplicazione delle disposizioni caritatevoli, diciamo così, o di carità, d'amore di ciascuno di coloro che stanno in quel luogo chiuso, sì, assolutamente accessibile solo ai beati, naturalmente.
Benissimo, benissimo, grazie. Allora io darei la parola a chi vuole intervenire proprio su quest'ultimo punto. Ti confesso che prima di ascoltarti, siccome era un punto che ho guardato con attenzione perché un mio dottorando che è qui presente sta pubblicando, diciamo, per la sua tesi la latinizzazione di Ronto, e Ronto sempre molto fedele naturalmente al testo volgare traduce fedelmente utilizzando i due soggetti. Quindi allora lascio la parola, c'è un altro microfono a vostra disposizione se volete approfittare della presenza del professor Borsa per fargli domande o per chiedere, per avere delle curiosità, delle delucidazioni anche su quello che ci ha davvero molto efficacemente oggi detto. Grazie. Per prima cosa, ovviamente. Sì, mi sentite? Sì. Allora, per prima cosa, naturalmente devo ringraziare Paolo Borsa perché su questo canto non mi c'ero mai soffermata granché e quindi, cioè, mi è servito veramente tanto ascoltarti e mi hai dato diversi spunti di riflessione. Però vorrei farti una domanda forse ingenua nella sua semplicità, che riguarda sempre il Dante Lupo Mannaro, perché viene rappresentato, no, con quella sorta di piccola nuvoletta nera, no, sulla testa, che nei fumetti, in particolare quelli di tradizione italiana, Topolino, no, rappresenta quando un personaggio è arrabbiato. Quindi è tutta una mia, cioè sono soltanto io che me lo sto immaginando, oppure il fatto che si entri poi nella cornice degli Iracondi può avere una qualche spiegazione questa nuvoletta, oppure, cioè non lo so, c'è una sovrapposizione fra i lupi, i botoli, non lo so, io non me lo riesco a spiegare bene, però forse anche... No, e manca, manca la... La striscia precedente, okay. Quindi quella che riguarda il canto 14, no, semplicemente Dante, se non ricordo male, non è molto contento di essere stato trasformato in un lupo mannaro, semplicemente okay. È quello, poi noi possiamo, semplice. Poi come si diceva prima c'è anche il Dante obnubilato nella ragione, però credo che sia semplicemente il fastidio, tant'è che poi in quella successiva è tutto contento di essersi ritrasformato in... Va bene, grazie comunque. Niente, grazie per aver risolto il dubbio. Grazie. Sì. Sì, sì, grazie. Grazie mille Paolo. Sta bellissima. Ciao. Non ti avevo vista, adesso ho capito. Adesso ti vedo. Ringraziarti innanzitutto per questa tua accoglienza, per il fatto che sei stato particolarmente sul verbo intendersi, che è un verbo molto importante. Ti volevo chiedere se secondo te questo verbo può, come dire, essere una spia in un certo senso di un'armonia per Dante tra l'intelletto e l'amore. Proprio questo verbo nella sua semantica già contiene questo legame tra amore e intelletto, segnalato anche per esempio sul dizionario dei trovatori, no? Di Croppa, lui parla proprio di questa come dire, novità, no? Dell'elemento intellettuale che questo verbo apporta nella tradizione trovatorica. E poi ne parla anche Brambilla Geno, appunto parlando del sostantivo intellettuale, di questo legame tra il pensiero e l'amore, già, no, della semantica, no, di questo verbo. Poi ne parla anche Roncalia quando scrive su Guido Cognizelli, quindi non lo so, forse già a livello proprio micro, no, lessicale, semantico, Dante usando questo verbo appunto
dire, porta un po' la nostra attenzione su questa armonia, no? tra l'intelletto e l'amore nella ricerca appunto dell'eterno amore. Non so, a tuo parere, ecco, no, sono, domanda. Sono perfettamente d'accordo con te, dicevo insomma anche prima, proprio riferendomi anche alla canzone di Guinizelli, menzionavo prima la quinta stanza di Alcor Gentil, per esempio, ma in Guinizelli tra l'altro è usato almeno un'altra volta con quel significato, insomma, in Guinizelli magari ambiguo. Qua sì, abbiamo insomma l'intendimento, dicevo, c'è la questione della intendenza, intendanza, intendenza, a seconda delle forme linguistiche che incontriamo, che è l'amore di per sé, dunque anche come gallicismo, provenzalismo, potremmo intenderlo così, ma in questo verbo c'è il punto, sta tutto nel significato dell'intendere, no? Il tendere verso qualcosa, e dunque è un'intenzione d'amore, è un'intenzione della volontà, e siccome la volontà è una componente fondamentale dell'anima intellettiva, è poi anche una intenzione dell'intelletto, se vogliamo dirlo così, quindi un amore intellettuale che porta ad amare volutamente, questo, ciò che si è determinato intellettualmente essere, certo, buono. Dunque, dopo aver fatto la distinzione tra bene e male, aver identificato il bene, i beni e il primo bene, a quel punto la volontà ci porta a desiderare, e il desiderio è un movimento fuori da noi che è amore, di fatto. E può essere amore a vari livelli, anche a livello intellettuale. Sì, esatto. Sì, 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 è proprio, infatti, per questo mi piace molto la scelta di Giorgio Inglese. Adesso non è che sembra che devo fare apposta, cioè, nel testo, però oggettivamente, chiaramente in quel punto lì in particolare, sì, non si tratta neanche di scegliere una lezione diversa, no? Certo. Si tratta di dividere diversamente le parole, sì, e intendere diversamente. Si intende invece che esse a posto può intendere. Certo. Grazie. Sì, vicinissimo, ma brevissimamente, volevo soltanto dire che mi è piaciuta molto questa discussione anche sull'intendimento, e volevo solo aggiungere, appunto, voi che intendendo il terzo scelmo vedete, insomma, ovviamente, e l'idea che la conoscenza e l'amore poi si traduce appunto in azione, non a caso un'azione molto rilevante proprio dal punto di vista cosmico, e mi domandavo infatti se già non c'è un'anticipazione proprio anche alla fine nel verso 12, che rimaneva a me abbastanza oscuro, e dopo la tua discussione mi sembra che adesso sia più collegato e più, cioè, il verso, non ho sentito, 12. Perché è un po' alla fine, no, di questa idea che adesso sente la luce dell'angelo, quindi inizia un po' il discorso su questo procedimento di assimilazione progressiva della vista, quindi dell'allargamento dell'intendimento, e anche forse appunto in ultima analisi rivolta all'azione anche per lui, non solo per le intelligenze, ma insomma c'è una similitudine. Sì, sì, assolutamente, sono d'accordo, non ho davvero molto da aggiungere, mi sembra una chiosa perfetta. Non ho sentito bene il verso a cui facevi riferimento, dunque, e stupor m'eran le cose non conte, quello. Quindi le cose, sì, che non mi erano note, che non riuscivo a, di cui non avevo ancora tratto conoscenza, tutto, ecco, conoscenza, tanto, certo, da non avevo tratto esperienza di ciò, sì, tanto da poterne aver conoscenza, sì. E sì, questo è, dunque, sì, certo, si tratta poi di una questione che muove anche, naturalmente, l'amore di fatto poi muove le intelligenze, le intelligenze peraltro per amore muovono l'universo e il cosmo, dopo aver visto, esatto, dopo la, ecco, sulla questione della vista. Non so, non l'ho detto prima, se riprendete anche il finale, si vede al verso 139, noi andavamo per l'ovespero, quindi nella sera, quindi è passato del tempo dalle 3,
insomma, andiamo per queste tre ore, probabilmente ci avviciniamo alle sei, diciamo così. Noi andavamo per lo vespero attenti, e anche qua attenti c'è l'idea del attendere, no? Quindi intenti, vero. Oltre, questo era il rivelatore, me lo sono dimenticato, era attenti oltre quanto potevano gli occhi allungarsi contro i raggi serotini e lucenti, cioè intenti a guardare anche oltre la capacità della vista impedita dai raggi della sera che infastidiscono e impediscono di vedere oltre. Dunque c'è l'idea di una vista che può guardare oltre pur senza vedere. Quindi non è solo lo sforzo della vista, ma è anche lo sforzo di poter intendere, diciamo così, e vedere ciò che non si vede. Ed è un po' una bella chiusa, credo, da parte di Dante, anche non che si debba effettivamente, no, che una bella chiusa, una bella chiosa forse anche al tema della vista intellettuale, diciamo così. Bene. Io ti faccio una domanda un po' prevedibile forse. Mi interessava di nuovo molto la questione, diciamo, della similitudine dal verso 16 e in particolar modo del rapporto tra esperienza e arte. Torno un attimo sulle tessere, diciamo, guinizzelliane. Ecco, la riflessione che hai fatto effettivamente mi ha fatto pensare non soltanto appunto al rapporto con Alcor Gentil, ma anche effettivamente a tutto un dibattito di filosofia naturale, che poi è quello che riguarda, diciamo così, i poeti proto-stilnovisti in generale, anche insomma le tensioni sulla filosofia naturale. Ecco, ti volevo dire, in questo senso, secondo te abbiamo una rifunzionalizzazione di questo tipo di elementi all'interno di questo canto con una funzione specifica, oppure non si può parlare propriamente di una tessitura guinizzelliana? Poi a me viene in mente ovviamente Bona Giunta e tutti i dibattiti, insomma, anche dell'ambiente lucchese, dei poeti lucchesi proprio sulle questioni naturali. Grazie. Bella domanda, Elisa. Bella domanda, una domanda difficile questa, più che altro perché richiederebbe un supplemento di indagine anche su altri passaggi, non qua, e anche del paradiso, devo dire. Allora, sì, ti direi, senza avere molti elementi adesso da poter invocare, però certamente sì, cioè le tessere estratte dal lessico della poesia d'amore o della poesia cortese, diciamo così, diciamo da una tradizione più cortese, perché spesso si parla anche, come sappiamo bene, insomma, anche da altro. Le tessere sono molte. La mia impressione è che siano delle tessere perfettamente, come dire, con dei significati perfettamente introiettati, cioè così si dicono e si esprimono alcune cose, alcuni concetti, alcune idee. E visto che la tua domanda riguardava anche Guinizelli, forse ecco il lascito o l'elemento più guinizelliano tra tutti nella commedia e nelle canzoni, peraltro, cioè in tutti diversi, nelle diverse fasi delle canzoni di Dante, forse è proprio la capacità che il primo Guido, quindi Guinizelli, ha di usare un lessico a volte trito e ritrito per presentarci una gerarchia di significati. Ecco. Quindi alla base il significato cortese e al di sopra qualche altro significato vero o uguale, potremmo dire, valido allo stesso tempo e allo stesso modo e non a tutti immediatamente accessibile. Quel lessico lì, che è anche il lessico dell'intendere, dell'intendenza, intendanza, è un lessico, almeno per quanto riguarda Guinizelli, che io conosco un po' meglio di Bona Giunta, devo dire, è un lessico che effettivamente, insomma, ritorna un po' nella commedia, così come di Guinizelli ritorna anche l'idea che gli angeli, che è tutto originale di Guinizelli, stiano nei cieli. Cioè, è vero che in Dante si manifestano nei cieli per rendere evidente la gerarchia a Dante, nella canzone al Cor Gentil Dante, cioè Guinizelli, li pone tutti, ciascuno a muovere il proprio cielo, quindi non necessariamente nell'Empireo con che è un altro passaggio interessante, un'altra tessera di guinizellismo
diciamo teologico, potremmo dire così. Non so se ho risposto. Sì, grazie mille. Ecco. Però è un po' così. Più che le tessere, ecco, direi l'uso talvolta polisemico, comunque stratificato, della lingua da parte di Guido. Ecco, quello è messo a frutto, secondo me, nel Dante più maturo, anche delle canzoni. Grazie, allora, volevo innanzitutto ringraziarla per questa lettura, ricca di spunti e per vicinanza con i miei studi di lessicografia medio-latina e dantesca. Ho particolarmente apprezzato questa sottolineatura dell'uso di questi latinismi, parve, larve, intendo, attendo, e quindi ho notato che pur essendo un canto di transizione, come lo ha definito all'inizio, è comunque dal punto di vista stilistico e retorico molto, molto curato, no? Con l'utilizzo di tutti questi latinismi, traduzioni quasi letterari da Valerio Massimo, sì, dalla Bibbia, l'utilizzo anche di forme latine, Beati Misericordes del verso 39, mi pare, sì, anche questo molto significativo, proprio per l'uso espressivo che Dante fa del latino, delle parole latine nel suo volgare. Cacciaguida nel Paradiso parlerà in latino. Però nonostante questo ho notato che ci sono comunque delle tessere, chiamiamole così, lessicali prettamente medievali. Per esempio quando cita Pisistrato utilizza la forma Fisistrato, sì. E la forma con la F iniziale di questo nome è medio latina, cioè è latina, si trova nella tradizione medievale di Quintiliano, la utilizza anche Boccaccio, e addirittura, nonostante appunto latinismi, ma appunto anche forme medio latine, ma anche neologismi danteschi, perché lei citava quel solecchio iniziale, che l'espressione farsi solecchio è appunto un'invenzione dantesca, perché guardando la voce del vocabolario dantesco appunto di solecchio viene registrato come prima attestazione. Quindi il mio più che una domanda è un commento dell'esistenza appunto di questo canto così stilisticamente, retoricamente lavorato ed elevato, però anche di forme che invece sono appunto più estrose, appunto come il neologismo dantesco, questa forma medievale di un nome classico. Ecco, questo era, diciamo, il mio commento e la mia sollecitazione che è venuta dalla sua lettura. Sì, grazie. Per Pisistrato, sì, nei manoscritti, no? Abbiamo spesso la forma con la PH, che quindi diventa F. Certo, quello è la parte più medio latina. Peraltro, no? Pisistrato forse non arriva neanche direttamente dal Valerio Massimo, ma passa dal Policraticus. Però non ho, ammetto di non aver controllato nella tradizione manoscritta del Policraticus, non so se lì la forma sia con la P, con la F, col PH. Però no, allora è vero, questo è un impasto, ma questo è anche il bello di tanti passaggi, cioè di tanto Dante della Commedia e anche delle canzoni, insomma, dell'impasto linguistico che sceglie di volta in volta a seconda. Tra l'altro, alle cose che lei dice, potremmo anche aggiungere, io su questo non mi sono soffermato, è cosa che a me interessa sempre molto e cerco sempre di farla notare ai miei studenti, alle mie studentesse. Sono anche le parole in rima, da un canto così anche teologicamente impegnato, se sì, volete, ci si aspetterebbe una ricerca di dulcedo, no? Di dolcezza, che beh, non c'è, invece se guardate è pieno, molto più che in altri canti del Purgatorio, è pieno di rime aspre, sì, a partire dalle prime che danno, non dico che danno il tono, però abbiamo terza e scherza, che io ricordo così nel mio parlar voglio essere aspro, tra l'altro nella parte finale dove l'orso che scherza è della parte della violenza sessuale immaginata. Quindi oltretutto, no, io la vedrei così, direi, allora al di là dell'amore che Dante ha per la varietà dei prelievi linguistici a fine non solo espressivi, la vedrei anche nell'ottica, riprendendo un po' anche il De vulgari eloquentia, della commistione, almeno sì, per esempio di aspro e dolce, sì,
che va verso la ricerca dell'innalzamento dello stile. Dunque, anche no, abbiamo all'inizio terza e spera, rimaso era, e poi monte quindi, e fronte, quindi di nuovo una rima aspra e rime dolci, legate ad una perifrasi, o in questo caso non tanto una perifrasi, una determinazione astronomica nella quale le poetrie medievali no, richiedono che vi sia l'innalzamento dello stile. Quindi ci sono vari aspetti che concorrono, probabilmente ecco, li metterei tutti insieme nella ricerca forse di una dignità stilistica che si innalzi magari rispetto al canto precedente leggermente, che pure non è che fosse un canto comico naturalmente, però che lo faccia con questi strumenti che non sono necessariamente quelli della dolcezza appunto. Forse noi dobbiamo ascoltare la tua lettura del canto. Se non è troppo tardi, però. Quindi se avete piacere di ascoltare qualche minuto di... ascoltiamo volentieri una tua lettura del canto quindicesimo. Io lo leggo anche da solo, quindi non mi offendo se naturalmente, se volete andare. Grazie Paolo. Grazie a voi, grazie ancora insomma di aver partecipato e ascoltato e essere rimaste così a lungo. Allora, lo leggo nel testo che ho usato qua, quindi nella versione leggi tranquillamente Petrocchi. Ma avverto che al verso 73 leggerò si intende, quindi con intendendo. Adesso c'è chiaro. Adesso è chiaro. Quanto tra l'ultimar dell'ora terza e il principio del dì par della spera che sempre a guisa di fanciullo scherza, tanto pareva già in ver la sera esser al sol del suo corso rimaso. Vespero là, e qui mezzanotte era. E i raggi ne ferien per mezzo il naso, perché per noi girato era sì il monte che già dritti andavamo in ver l'occaso, quando io sentì a me gravar la fronte allo splendore assai più che di prima, e stupor m'eran le cose non conte. Ond' io levai le mani inver la cima delle mie ciglia e fecimi il solecchio che del soverchio visibile lima, come quando dall'acqua o dallo specchio salta lo raggio all'opposita parte, salendo su per lo modo parecchio a quel che scende e tanto si diparte dal cader della pietra in igual tratta, sì come mostra esperienza e arte, così mi parve da luce rifratta cui vi dinanzi a me esser percosso, perché a fuggir la mia vista fu ratta. Che è quel dolce padre a che non posso schermarlo viso tanto che mi vaglia, diss'io, e pare inver noi esser mosso? Non ti maravigliar s'ancor t'abbaglia, la famiglia del cielo a me rispose, messo è che viene ad invitar com saglia. Tosto sarà che a veder queste cose non ti fia grave, ma fieti diletto quanto natura a sentirti dispose. Poi giunti fummo all'angel benedetto, con lieta voce disse, «Intrate quinci ad un scaleo vie men che gli altri eretto». Noi montavam già partiti di linci, e beati misericordes fue cantato retro e godi tu che vinci. Lo mio maestro e io soli amendue suso andavamo e io pensai andando prode acquistar nelle parole sue e drizzami a lui si dimandando. Che volse dir lo spirito di Romagna e divieto e consorte menzionando? Perché li a me? Di sua maggior magagna conosce il danno, e però non s'ammiri se ne riprende perché men si piagna. Perché s'appuntano i vostri disiri dove per compagnia parte si scema, invidia muove il mantaco a sospiri. Ma se l'amor della spera suprema torcesse in suso il desiderio vostro, non vi sarebbe al petto quella tema che, per quanti si dice più lì nostro, tanto possiede più di ben ciascuno
e più di carità de arte in quel chiostro. Io son d'esser contento più di giuno, diss'io, che se mi fosse pria taciuto, e più di dubbio nella mente ad uno. Come esser puote ch'un ben distributo in più posseditor faccia più ricchi di sé che se da pochi è posseduto? Ed elli a me: però che tu rificchi la mente pura alle cose terrene, di vera luce tenebre dispicchi. Quello infinito e ineffabil bene che lassù è, così corre ad amore come a lucido corpo raggio vene. Tanto si dà quanto trova d'ardore, sicché quantunque carità si stende, cresce sovressa l'eterno valore. E quanta gente più là su... Scusate. E quanta gente più lassù si intende, più veda bene amare e più vi s'ama, e come specchio l'uno all'altro rende. E se la mia ragion non ti disfama, vedrai Beatrice, ed ella pienamente ti torrà questa e ciascun'altra brama. Procaccia pur che tosto siano spente, come son già le due e le cinque piaghe che si richiudon per esser dolente. Com'io voleva dicer tu m'appaghe, vidimi giunto in sull'altro girone, sì che tacer mi fer le luci vaghe. Ivi mi parve in una visione estatica di subito esser tratto e vedere in un tempio più persone, e una donna in su l'entrar con atto dolce di madre dicer: figliuol mio, perché hai tu così verso noi fatto? Ecco, dolenti lo tuo padre e io ti cercavamo. E come qui si tacque, ciò che pareva prima disparìo. Indi m'apparve un'altra con quell'acque giù per le gote che il dolor distilla quando di gran dispetto in altrui nacque, e dir: se tu se sire della villa del cui nome Nedei fu tanta lite e onde ogni scienza disfavilla, vendica te di quelle braccia ardite che abbracciar nostra figlia, o Pisistrato. E il Signor mi parea benigno e mite risponder lei con viso temperato: che farem noi a chi mal ne disira, se quei che ci ama è per noi condannato? Poi vidi genti accese in foco d'ira con pietre un giovinetto ancider, forte gridando e sé pur: martira, martira! E lui vedea chinarsi per la morte che l'aggravava già inver la terra, ma dagli occhi facea sempre al ciel porte, orando all'alto sire in tanta guerra che perdonasse ai suoi persecutori con quello aspetto che pietà diserra. Quando l'anima mia tornò di fuori alle cose che son fuor di lei vere, io riconobbi i miei non falsi errori. Lo duca mio, che mi potea vedere far sì com'om che dal sonno si slega, disse: che hai che non ti puoi tenere? Ma sei venuto più che mezza lega, velando gli occhi e con le gambe avvolte, a guisa di cui vino o sonno piega? O dolce padre mio, se tu m'ascolte, io ti dirò, diss'io, ciò che m'apparve quando le gambe mi furon si tolte. Ed ei: se tu avessi 100 larve sopra la faccia, non mi sarian chiuse le tue cogitazioni, quantunque parve. Ciò che vedesti fu perché non scuse d'aprir lo core all'acque della pace che dall'eterno fonte son diffuse. Non dimandai: che hai per quel che face chi guarda pur con l'occhio che non vede quando disanimato il corpo giace? Ma dimandai per darti forza al piede, così frugar conviensi i pigri lenti ad usar lor vigilia quando riede. Noi andavamo per lo vespero attenti, oltre quanto potean gli occhi allungarsi contra i raggi serotini e lucenti, ed ecco a poco un fummo farsi verso di noi come la notte oscuro, né da quello era loco da cansarsi. Questo ne tolse gli occhi
e l'aereo è puro.